Porada è sempre stata un'azienda familiare e lo dimostra il fatto anche che parecchi dei nostri dipendenti, anche attuali, hanno il papà che ha lavorato qui da noi per tutta la vita. Come azienda familiare abbiamo già iniziato la terza generazione, per cui abbiamo immesso ognuno dei fratelli allievi, uno dei figli in azienda. Per questo passaggio generazionale ci stiamo facendo aiutare dai professori dell'Università di Perugia che ci assistono anche per la produzione e la commercializzazione dei prodotti. L'elemento umano è molto importante nel nostro lavoro perché la Porada conta soprattutto sulla lavorazione del legno. È una lavorazione che si può fare in parte ancora con i macchinari, anzi con macchinari molto moderni, eccetera, però la finitura va fatta ancora manuale. Il legno è sempre un elemento vivo, per cui anche dopo anni si può muovere, fare dei movimenti, ma è il suo bello. Tra un paio di mesi saranno giusto 30 anni che lavoro per la Porada. I primi progetti, curiosamente, non erano in legno. Infatti, dal momento che l'azienda era nota già nel settore per la produzione in legno, sembrava opportuno produrre qualcosa in altri materiali. Infatti, i miei primi tre progetti erano in metallo e vetro. Chiediamo sempre una coerenza col tipo di lavorazione che facciamo sul legno. Infatti abbiamo dei prodotti che sono più di 20 anni che facciamo, disegnati da tre architetti diversi e che vengono combinati assieme e se non lo diciamo noi o se non lo segniamo sul catalogo chi è che l'ha disegnato, sembrerebbero quasi opera dello stesso designer. Considerare che mio papà era un falegname. Da piccolo andavo in bottega con lui un po' aiutarlo, un po' a fare i miei pasticci, per cui ho sempre masticato il legno e respirato un po' di polvere di trucioli. Per cui dopo, appena ho potuto, ho lavorato anche sul legno, anche per Porada. I mercati mondiali che ci pagano di più sono l'Estremo Oriente, dal Giappone a Singapore, la Malesia, Indonesia in genere, all'Inghilterra in Europa e l'ex-US. Il mercato inglese è il più importante e visto che oltre alla casa ci stiamo occupando del contract, i grossi lavori passano tutti dall'Inghilterra, dagli inglesi, dagli architetti inglesi. Porada è l'azienda con la quale posso muovermi meglio, mi trovo bene, io non so quando entro, mi comporto, conosco tutti, entro come se fosse a casa mia, come se fosse nella bottega di mio papà, insomma. Lavoro in Porada da 36 anni, sono entrato in Porada a 15 anni e sono ancora qua. Lavoro in Porada da 8 anni. Lavoro in Porada da circa 20 anni, dal 93. Sono entrata in Porada nel 75, avevo 19 anni e sono 38 anni che lavoro qui.
per gli allievi il rapporto è ottimo e sembra comunque di stare in famiglia. Porada è l'azienda per cui lavoro e io sono, non so come dire. Porada per me è... Che parola uso? Una famiglia. Auguriamo che fra 200 anni ci sia ancora spazio per la Porada, per le persone e ci siano ancora gli alberi da lavorare, insomma. Strepitoso successo in tutto il mondo, scusa. Ce ne sono ancora paesi da conquistare, non è una bella parola, in cui si deve affermare.